giocare direttamente con lo smalto senza bisogno di acqua, perché io non riesco a farla quella con l'acqua. Ma vabbè, quelli sono altri dettagli. E questa volta ho utilizzato due smalti Laila e smalti termici. Io li adoro, mi piacciono da morire perché sono belli, particolari. Questi in particolare poi sono molto molto coprenti. Una barra due passate, dipende dallo smalto. Quello lilla è molto coprente, molto pastoso, molto bello. Quello viola invece è leggermente più trasparentino, ma due passate vanno veramente benissimo. Mi piacciono tanto, sono semplicissime da utilizzare e soprattutto, domanda che mi avete fatto in tantissime, il top coat sopra si può tranquillamente applicare, anzi io ho utilizzato questo qui proprio della Laila. Questo qui è fantastico, è una roba meravigliosa e lascia veramente le unghie super lucide, proprio veramente un effetto proprio meraviglioso, ceramica, sì, effetto vetro proprio, è veramente bello e dura anche tantissimo. E ragazze, io spero questa nail art particolare vi piaccia e vi lascio i prodotti al tutorial. Ciao! Allora, io ho già applicato la mia base protettiva su tutte le unghie e su mignolo, medio e pollice ho applicato lo smalto quello viola. Invece sull'anulare e sull'indice sono andata ad applicare, anzi sull'anulare andata ad applicare lo smalto quello lilla. Allora, intanto prendiamo il nostro smalto lilla e ne applichiamo una dose abbondante, non troppo. E prima che si asciughi andiamo a prendere il nostro smalto viola e direttamente dall'applicatore lasciamo andare qualche goccia e riprendiamo di nuovo il nostro smalto lilla e facciamo la stessa cosa. Perfetto. Ora prendiamo un dotter della punta molto sottile e andiamo a giocare. Scegliamo noi che cosa vogliamo disegnare. Lasciamo asciugare. Ecco fatto, ragazze, la nail art è completata. Io ho anche già applicato il mio top coat. Ora che cosa andiamo a fare? Nella bacinella verde c'è dell'acqua calda, invece nella bacinella azzurra c'è dell'acqua fredda. Andiamo a immergere le dita nell'acqua calda. Aspettiamo qualche secondo. Ed ecco fatto, guarda la nostra nail art come è cambiata. Andiamo a immergere le dita nell'acqua fredda. Ed ecco fatto. Ecco fatto di nuovo, ragazze. La nail art è del tutto completata. E io spero che questi smalti così particolari vi piacciono, perché io ne sono assolutamente innamorata. Ed è bellissimo vedere che cambiano colore ogni momento della giornata. E ragazze, spero che questa nail art vi sia piaciuta e ci vediamo al prossimo video. Un bacio, ciao!